Ieri pomeriggio in giunta abbiamo adottato altre due delibere molto importanti. Una è la proposta di regolamento al Consiglio Comunale per la realizzazione del laboratorio Napoli per la costituente dei beni comuni. Dare diritti, formalizzare la democrazia partecipativa. Assemblee del popolo, consulte, forum, consulte tematiche, proposte, senza con questo burocratizzare la democrazia partecipativa e iperformalizzarla, ma dando diritti e percorsi alla democrazia partecipativa. La democrazia partecipativa è anche difficile, per certi aspetti è anche un ostacolo a scelte che possono essere prese in un secondo. Ma è un ostacolo democratico, fatemelo passare, è un percorso che avvicina la cittadinanza alla politica, in questo modo si forma la nuova classe dirigente, la partecipazione delle cittadine e dei cittadini come singoli e come appartenenti ai comitati, ai movimenti e alle associazioni per costruire insieme il modo migliore per governare. Basta la stagione delle lamentele, sì a quella della critica costruttiva, della partecipazione democratica. È una grande sfida, con questo non si rallenta l'azione dell'amministrazione perché poi la responsabilità delle decisioni è sempre quella del sindaco, della giunta e per questo non viene scalfito il ruolo fondamentale del Consiglio Comunale e dei consigli di municipalità. È la prima grande città d'Europa che parla di assemblee del popolo, forum e consulte nel percorso di formazione della politica municipale. Poi l'altra delibera molto importante, sempre una proposta al Consiglio per un regolamento che istituisca il registro del testamento biologico. Non a caso ho voluto anche la delega alla difesa e attuazione della Costituzione. Noi siamo per i diritti civili, per il pluralismo della democrazia, per l'uguaglianza di fatto, per l'autodeterminazione delle coscienze e dei comportamenti. Napoli città laica ma plurale, Napoli città che rispetta le religioni e i diritti civili. Credo sia importante riconoscere a un cittadino di autodeterminarsi nel momento in cui non può più autodeterminarsi, quindi scrivere le sue volontà nel caso dovesse avere una patologia grave ed irreparabile. Non andiamo in conflitto con una legislazione statale che non c'è, ma da una grande città come Napoli vogliamo anche in questo caso, come per il registro delle unioni civili, e delle libertà nelle coppie di fatto, scrivere una pagina per i diritti e per il pluralismo e per la Costituzione, in particolare per l'articolo 3.